io e Gidio col gruppo del talent del TLA delle Canarie, si parlava di obiettivi, no? E quindi stasera vi daremo due panoramiche. La panoramica, quella più precisa e specifica, che è di Egidio, che parlerà in una linea, e poi andremo a finire da un'altra parte, che è un'altra linea. Poi scegliete voi quale vi piace di più, quale si sposa meglio con la vostra filosofia. Bene, cos'è un obiettivo? Il vocabolario definisce obiettivo uno scopo, ci siamo? Una meta, anche un risultato da raggiungere nell'ambito di un'attività o di un'impresa, un'attività propria, personale, oppure nell'ambito anche professionale. Abbiamo 10 punti affinché l'obiettivo possa essere raggiunto. Specifico, chiaro e misurabile. Deve essere con una data certa, deve essere espresso in positivo, fattibile, intrigante e motivante, espresso in forma scritta, in linea con i vostri valori, immaginabile, la benzina, condivisibile con gruppi di parte, se volete, non è assolutamente legge, e suddivisibile in tappe, perché ci sono obiettivi e obiettivi, okay? Obiettivi semplici, magari no, ma obiettivi di un certo peso ci vuole. Divideteli da professionali e quelli personali, ok? Con quest'ultima frase che dice non si è mai troppo vecchi per fissare un altro obiettivo o per sognare un nuovo sogno. Quindi divertitevi. Altissimo livello. Mi è piaciuta. Quindi cos'è la cosa più importante per te adesso? Adesso, non domani, adesso, qual è la cosa più importante? La libertà, la famiglia, gli amici, la condivisione, la crescita, il contributo, la parte spirituale, tutte cose che non si possono comprare. Perché se rispondiamo, la prima cosa che per noi è importante, che cos'è che è importante, lì dentro la nostra prima risposta è il nostro valore. Nel mio mondo, cioè parlo dalla mia esperienza, del pensiero di Carlo Lesma, ho incontrato tre tipi di obiettivi. Il primo è, molte persone mi dicono, ah, io ho un obiettivo, non so cosa voglio, non so cosa realizzare nella vita, non so qual è il prossimo passo. A tutte quelle persone vi invito a prendere un obiettivo in prestito. Poi c'è l'obiettivo, quello che io considero della mente, della testa, del pensiero. L'obiettivo della mente è: ho quell'idea, ho quell'ideale, ho quell'immagine, mi immagino quella cosa, la voglio realizzare, è un obiettivo che in questo momento è dalla gola in su. E torna? Una bellissima serata, grazie. Innanzitutto, se vi posso dare dei trucchetti che sono miei però personali, è innanzitutto quello di farvi delle domande del tipo ma io perché lo voglio fare, cosa sei disposto a perdere, io praticamente sono ancora single quasi, però mi domando sempre sto facendo questa cosa per che cosa, e se la parola, se mi viene fuori che lo faccio perché amo questa cosa, va bene, vado avanti. Se... Grazie, Luca. È stata molto piacevole. Sicuramente torneremo la prossima volta e vedremo, insomma, andrà sempre meglio. Quando tu hai un obiettivo, come descriverlo sull'agenda, è l'immagine. Primo è l'immagine, il pensiero di quello che vuoi realizzare. Subito dopo, è veloce, è un processo, è il desiderio. Allora, la serata è andata molto bene e finalmente abbiamo visto nella realtà che cos'è un obiettivo e come lo si realizza, perché tutti parlano di obiettivi ma alla fine è aria fritta, no? E quindi stasera nel concreto abbiamo visto che cos'è un obiettivo, come realizzarlo, e grazie alle testimonianze di Egidio, di Giorgio, di Carlo e di molte altre persone abbiamo visto realmente come realizzarlo. E poi chiaramente per chi lo vorrà andremo anche a Fuerteventura
dove realizzeremo anche i nostri talenti, non solo i nostri obiettivi. Terzo, l'intenzione. Qual è l'intenzione che ci devo mettere per realizzare questo sogno, cioè questa immagine, questo desiderio? La data è andata benissimo in questo 25 luglio, che è una data importantissima perché è il giorno senza tempo e quindi si lasciano andare tutte le cose che non vanno. E poi ho incontrato persone della mia zona, delle connessioni pazzesche a livello di oli essenziali, di energie, ho rivisto dei vecchi amici, vecchi. I giovani. E quindi è andata benissimo.